scopriamo adesso. Noi ci colleghiamo invece con il nostro rubrichista, spacciatore di buon umore, l'ottimista Ennio Doris. Buongiorno dottor Doris, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori e ascoltatori. Caro signor Doris, allora, l'ottimista funziona quando, ma in generale, non solo lei, quando si basa su dati di fatto, perché l'ottimismo, come dire, fine a se stesso, di sole parole, di solo atteggiamento, ovviamente può persino dar fastidio. E allora, visto che lei ogni lunedì sceglie, comunque quando partecipa a Nonstop News, partecipa dei dati di fatto, quali e in quale settore per questo lunedì 28 ottobre 2019? Guardi, voglio continuare sul filone dell'ultima volta dove ho parlato di trasporto aereo che non inquina, velocissimo, eccetera. Voglio segnalare due iniziative del nostro ENI. La prima, in accordo, in collaborazione col Politecnico di Torino, hanno creato fuori Ravenna, al largo, un parco acquatico che trae energia pulita dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti marine, abbinato all'energia solare, e quindi questa è una tecnologia nuova, questo insieme al 90% filiera italiana. Poi ce n'è una seconda sempre in questo campo, nel trasporto invece via terra, cioè hanno creato un asfalto modulare con delle componenti metalliche attraversato da corrente elettrica che può ridurre l'inquinamento delle città del 90%, quello acustico del 70%, la manutenzione delle strade del 98%, che scioglie la neve e il ghiaccio d'inverno senza bisogno di fare niente, senza nessun intervento. Non solo, ma che è in grado di ricaricare le automobili, anche quelle ibride, dove che non serviranno più le batterie, perché l'asfalto caricherà direttamente le automobili con delle modifiche minime, le due ruote posteriori e poche altre cose. Cioè andiamo veramente verso un mondo straordinario, perché lei pensi anche a questa seconda iniziativa come si riducono i problemi per gli automobilisti, per l'inquinamento, per la città e i costi, perché evidentemente con l'energia elettrica fornita in questo modo attraverso l'asfalto, come il costo dei trasporti diminuirà enormemente. Ed è una cosa, è una tecnologia da oggi disponibile, creata dall'ENI, e naturalmente si dovranno investire per fare le asfalti in questo modo. Proponiamo a Roma per risolvere il tema buche, sì. Sarebbe un buon upgrade, no? È un test, sì. Lo facciamo a Roma, ma per prima, facciamo il test, quello che sta venendo avanti. No, molto bene. L'ironia amara però in realtà nasconde la distanza gigantesca tra le opportunità della nostra era e poi la vita quotidiana, esatto, di tantissimi cittadini. Esatto. Ma se pensiamo che in tutto il mondo le immondizie, nel mondo più avanzato, le immondizie sono una risorsa, esatto, energetica, certo, pulita. Dai, ci fanno le piste. Ma da infatti fa rabbia, buone fa notizie, rabbia. Sarebbero fa rabbia, fa rabbia Doris che in questo paese non sia così. Comunque va bene, allora grazie Ennio Doris, buona giornata. Però abbiamo un ENI che sta facendo queste cose. Sì, vero, sì, no, infatti sì. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno con lei, almeno il lunedì. Esatto. A presto, alla prossima settimana. A presto, alla prossima settimana.